Buon giovedì a tutti, cari amici miei, è tempo di nuovo video, è tempo di, dopo la Snow, Tyranitar. Eccoci qua, a provare tutti insieme un Sand Team che ha fatto bene alla Global Challenge e per il quale ringrazio anche per la segnalazione l'amico Carmine Ragone, grande pusher di team, devo dire, non solo di questo canale ma anche proprio di tutto il team Acqua. Tyranitar, Excadrill, come detto, Salamence, Okidoji, Among Us. Corviknight. Allora, il team è decisamente molto interessante, non solo perché ha Tyranitar Choice Band, band a scelta, come potete vedere. Abbiamo due band levitanti come Salamence e Corviknight per cercare di dare sfogo a quello che è un Excadrill. Attenzione, Terra Stellar che con Rema Sabbia si raddoppia la velocità. Anche Okidoji è Terra Volante, Tyranitar stesso Terra Volante. Si vuole provare ad andare a fare terremoto chiaramente con questo Excadrill, sfruttando più possibile la spread moves. E poi c'è Among Us per supportare. Insomma, andiamola a provare. Io sono molto curioso, devo dire, perché probabilmente non è un team del cavolo. Vediamo, come detto, non ha fatto male alla gara online. Quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Nonché, ragazzi, ricordate, oggi ultimo giorno di 3x10 su Pampling, quindi 3 magliette a 30 euro su Pampling con il codice sconto Pardini. Avete anche delle calze a vostra scelta gratis, ergo la buona vecchia Pampling a questo giro va nuovamente sfruttata. Vi lascio il link al primo commento. Detto questo, però, sono molto curioso, dopo tanti anni, di andare a riprovare Excadrill. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, a lista chiusa bisogna capire se questo team del nostro avversario ha Sunny Day. Io penso proprio di sì, perché come potete vedere, Flutterman, Q, Raging Bolt, questo può mettere Sunny Day tutta la vita, ragazzi. Allora, io potrei fare protezione, vento in coda. Non mi disgarba, devo essere onesto. Vediamo un po'. Io qui sento di Tyranitar e faccio frana. Lui è fottuto. Lui fa ovviamente, come potete vedere, giorno di sole. E questa non crediate faccia poco sul nostro Mens, perché sotto sole CU, specialmente se specs. Ok, buono così. Non arriva il burn. Infatti siamo speciali, ma... Bom. Ora... Ora è il momento. Io non ho frana, però. Maledizione. Visto adesso. Vabbè. Lui farà Tailwind. Ho bisogno di tirare? Se fa Terragost, sì. Fammi fare il Terra Stellarone, vai. Vediamo un po'. Ho portato Among Us dietro, nonostante appunto Santi, Mogepon, eccetera, eccetera, perché mi serve un cecchino a Flutter. Lui ora, anche se mette Tailwind, sta sotto. Se rimette Sunny Day, sta sotto, perché non mette Tailwind. Bene, ora dobbiamo solo cercare di non emulare Pietro Xella nel missare 87 volte. Qui lui però fa Tailwind, poi dopo rifà Sunny Day. Da vedere, eh? Vabbè, ci sta, capo. Ci sta. Del resto è una guerra di logoramento. Sto giocando bene. Però il Sand, pardon, tiene botta, eh? Io ho visto CB, vi dico la verità. Potrei anche prendere e tirare frana. Però se tiro frana, faccio doppia. Perché so CB. Però poi rimango incartato in campo con... Che cazzo me ne frega? Io vado. Mi leva la sand di sotto il culo. Va bene, capo, vai. Frana, Choice Band, qui, se si fa la doppia, mi può non dispiacermi. Onda calda su Tyranitar sotto sole, vedrete, non ci farà non ci farà poco, però a meno che lui non prenda il burn o eviti frane, insomma, cose che qui dai sono abbastanza rare. Appunto.
Porco il clero. No, nel senso. Beh, considerate qui morto Shiu. Noi abbiamo praticamente vinto. Invece no. Lui è buio. È alquanto incredibile questa cosa. Vabbè, comunque, ok così. Frana, cioè c'ha 90, capito? Un doppio hit, io me lo posso fare una volta nella vita? E poi guarda, fra i due. Missami Tornadus. Questo fa onda calda. Più close combat. Io andrei, fossi in lui, nella slot di Tyranitar, perché onda calda non è sufficiente, ma andrà ovviamente su extra. Lui, onda calda, non la missa. Non so se mi spiego. Stessa percentuale di Rockstar. Va bene così. Protegge inspiegabilmente. Come potete vedere, lui col cazzo che missa onda calda. Ma nemmeno pagato. Ma nemmeno pagato. Qui ci via giù. Ai 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 ai. Comunque figo giocare Sand. Abbiamo trovato ovviamente subito Sunny Day, che non è affatto scontato trovare il manual weather. Ma vabbè, ma questo neanche più l'ho detto. Ah, che sfiga, cioè, tanto è normale. Quando vuoi far vedere in team è proprio la base. Entriamo di Among Us, ma lui dietro secondo me ci avrà Flutter. Boh. No, ovviamente ha il Pokémon peggiore che potesse avere adesso. Vi confermo, morto Shiyu, noi abbiamo nel late Salamence Among Us, peraltro speciale, con l'ausilio magari anche di una Sand che rimettiamo, quindi noi vinciamo sempre. Però, vabbè. Così. Lui ora fa Terra. E mi schianta prima uno e poi l'altro. Posso provare a proteggere. Posso provare ad andare più su. Vediamo se magari lui mi va di Ivy Cage su Tyranitar. Io raddoppiando la speed da Esca per una spread strana del suo Urshifu gli vado sopra sotto Sand nonostante la sua Tailwind. Unprobably. Allora, lui Terra e Terra, quindi ho fatto bene a fare la mossa fuoco lì. Ah, che pazienza. Se non mi stiamo frana su Ciu, ce la portiamo a casa. Anche abbastanza serenamente. Perché poi Mance ha Trespolo, quindi Ogerpon lo gestiamo bene. Per Urshifu abbiamo anche Bitorzo Lermo. Vabbè. Questo comunque farà molto male lo stesso, Ti killa. No, di poco. Però lui è più veloce. Se avessimo passato Urshifu, Ayos Power è morto. E poi avremmo avuto la vittoria in tasca nuovamente. Vabbè. La prima siamo stati sfortunati nel matchup, ma però il team ha tenuto. Noi facciamo questi video anche per testare, oltre che per divertirvi, per vedervi missare le cose, no? Perché tanto è quello che vi diverte. Però avevamo tenuto bene un team con il quale ovviamente non abbiamo un matchup per niente buono. Quindi va bene. Anche perché Sun o a Chiu o a Ogerpon, va bene, lui ce ne aveva due, di cui uno dodge anche le frane. Va bene, andiamo avanti, facciamo un passo avanti, hittiamo due frane di fila. Quando vuoi testare Sand troverai sempre solo dei War Meteor Changer. Ovviamente. Bene. Allora, Walking Wake. Qui non è male Kidoji, ma bisogna un attimo stare un po' calmi, ecco. Bisogna stare un attimo un po' calmi. Io
sai che fare? Assorbi pugno qui e protezione. Col fatto che siamo a V, godo, non penso che lui riesca, manco con un doppio hit, meno che non siano uno specs, lenti scelte, l'altro choice band, a tirarci giù. Come potete vedere, peraltro ci rifacciamo con le patate. Buono. Bene così. Allora, anche lo sporco lancio potrebbe non essere male. Lui ora mi fa l'idrovampa nella slot di Esca. Che dici, giovane amico? Si va per sporco lancio. O si va per assorbi pugno? Sporco lancio lo missiamo. Ma è content. No, no, è meglio assorbi pugno perché voglio recuperare vita. Tanto sono due hit, quindi... E qui si butta Mongus. Voglio buttare Tyranitar su Okidoji. Era bellino per far terremoto, però m'ammazzo Tyranitar. Cazzo fa. Ho cretino. Sono qui. Ma guarda, l'aveva attaccato, giovane. Inutile che tu sorrida, eh. Idro vapore. Bellissimo. Bellissimo. No, droga zoddone pure lì, perché tanto è super efficace, cioè sporco lancio è veramente inutile. Lo fai, cioè, per coprire switch in di flutter, però qui ho Hidogi bene, eh. Qui ho Hidogiolo bene. Ragionate insieme a me, popolo, popolo, ragionate insieme a me, popolo, Ale. Se lui butta Torkoal nella slot dell'uomo dal grande sorriso, per fare mossa fire e mazzare Among Us, no? Noi entriamo di Tyranitar. Quindi, il privazio e spora di qua. Lancia fiamme sotto solo Life Orb, ci dovrebbe killare. Non è manco detto, eh. Però, come dire, noi giocando a scacchi andiamo a metterci in un buono spot. Infatti, che vi ho detto? Non è manco detto si muoia. Vabbè. Ok. Ah, no, va benissimo. Va bene, nel senso, sono video così. Fanno... Vabbè. Per carità. Ah, sì. No. Che te togliamo? La carbonella! Così almeno prendiamo anche meno dannolo. Bene così. Io direi, noi ora si entra di Tyvanitav e attacchiamo nella slot con Azorbi Bugno. Potenzialmente potrebbe anche fare spora a destra, però proviamo a entrare con Tyranitar, così abbiamo Regenerator. Il nostro avversario si arrende. Hai fatto bene. Non gira male sto team. L'avevamo visto durante il game 1 che eravamo stati un po', come dire, Pardini. È nuovo Zanichelli, che spiega Pardini. Signori miei, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. È divertente questo team da giocare. Il codice lo trovate nell'intro, dove peraltro vi ricordo anche del 3x30 su Pumpli con il codice sconto Pardini. Ma ora non è il momento dei placement, cazzo. È il momento di giocare Tyranitar. Lo so, ma è una buona offerta, è bene ricordarla al pubblico, ma non è il momento. Che non te lo fa il terzo Sandevila? No, lo so, la cosa sta assumendo contorni, come dire, particolari, ma va bene, va bene, va bene. Allora, lui fa una lead a codice penale, perché se io lido di Excadrill, vabbè, futuro, ma chi cazzo se ne frega. Allora, siamo attenti più che altro, perché purtroppo Mens non è una lead felice qua. Mi aspettavo, devo essere onesto, altro. Allora, noi si prova a reggere qui, tirare veleno
è inutile perché poi si muore da... insomma, divento un coda. Se fa Dazzlinglim o Moonblast vuol dire che Okidoji non ha preso danno e mi dovrebbe reggere. Avversario con Whimsicott, no, come detto, con CU Flutter mi aspetto Sunny Day, non Lido di Tyranitar. Vabbè. No, vabbè, qui siamo a livelli... qui siamo proprio a livelli over 9000, ragazzi. Sporco lancio, che ci serve un sacco, entri, non entri. Ragazzi, io ve lo giuro, ragazzi, io ve lo giuro. Ve lo posso giurare su tutto quello che volete. Io non registro 100 partite, dopodiché vado a prendere solo quelle dove, no, sono sfigato perché vi faccio tenerezza, fanno più... io tutte le partite sono così. Tutte. Va bene. Allora, Sunny Day, Dio, no, non me lo merito, non me lo merito. Ti qui quanta speed, va, dico più nulla ormai. 155, va bene. Sto ragionando, sotto Tailwind 140 diviso 1 e 5, ma se io faccio Terra Stellar Terremoto e attacco senza mettere la Sand, mi pare brutta me cosa. Oddio mio. Che vitaccia. Che vitaccia. Che vitaccia. Lancia fiamme, ma seccato sotto sole. Quindi specs. Message. Yeah. Magari lo flincio di essere... scusate. Ho fatto questo calcolo perché a meno uno con extra di sotto Tailwind devo essere più veloce ovviamente di CU. Dio delle città e delle immensità. Comunque, vabbè, niente. Lo notate anche da voi che vado a girare video con Tyranitar e trovo Sunny Day anche di Fluttermane. Diciamo le trane. Vabbè. Tutto meraviglioso. Dai Escadrill, scassalo. Ah, peraltro non vi ho detto una cosa. Il nostro avversario è il numero 43 al mondo, eh. E abbiamo capito anche come ci è arrivato. Scamma di qui, scamma di su, scamma di giù. Lui farà CU Terra qualcosa per non morì demossa Terra. E io per quello ho fatto a Terra Stellar. Vediamo se lo scassiamo di terremoto Terra Stellar. Non penso. Però, raga, tanto ormai è la fierella scammata. Prendessi un 30% di flinching, magari. No, lui rimette giù di solo perché pensa che io butti Tyranitar, ma io non so stronzo. Non so stronzo. Godo. Lui regge, ovviamente. Noi si va al Sash. Si prega tutto l'arco narrativo degli dei per non essere burnati. Il Terrakion, che a me puzza in una maniera allucinante. Ma raga, questo ci avrà sicuramente una priority. Non lo so. Questo ci ha garantito al limone una priority. Mi pare di vederlo. Questo c'ha Quick Attack, ve lo dico io. Noi facciamo finta di essere tordi, ma questo ci ha garantito al limone Quick Attack. 43esimo. Ma dai, di cosa parliamo? No, attenzione. Attenzione. Che è a V? Ha preso un cazzo, è a V, raga. È a V. È a V. È a V. La boy non ha preso nulla. Ora. Look at me. L'acqua getto, lui ce l'ha.
sicuro. Io parlo di terremoto più lo bolido. Perché ora l'acqua jet mi arriva? No, abbiamo vinto. Godo. E sono anche tanti punti perché il signorino con Flutter ben Sunny Day era 43esimo. Ce la facciamo a fare un match dove magari non hanno Sunny Day? Però comunque, vabbè, bene così, scherzi a parte, perché almeno si vede la resilienza di un team con i matchup negativi. E questo è proprio il canale giusto per vedere i matchup negativi. Ma detto questo, andiamo. Oh, io vi ricordo anche oggi, acciughine, alle 14 sono in live su multiplayer e alle 18 sono in live sul mio di canale, quindi passate a fan saluto. Detto questo, namo. Effettivamente basta sanno. Abbiamo trovato Rain. Attenzione ragazzi, attenzione. Ah, questo è un team che gira numero 34, perché io sono anche molto alto in Battlespot, quindi se volete anche venire alle 18 oggi, se tanto mi dà tanto, comunque vada questa partita, partiremo da una posizione di pregio. Noi ci potrebbe fare lo sporo galattico. Lui, vi dico la verità, a me puzza di... cioè, potrebbe fare elettroraggio su Corviknight, però secondo me fa tipo Bolide e Bleakwind. Io vado di spora. Potrei anche fare spora Tailwind. Che non ho. Spora Taunt. Ci secchi Corviknight, ti prendi spora. Vi dico la verità, la giocata che volevo fare era buttare dentro Escad su Corviknight, però è alto lui di rating. E ad ogni modo a me non disgarba fa questa roba. Ovviamente noi questo lo perdiamo Corviknight, Pokémon che per noi è anche importante, no? Però almeno l'abbiamo messo di fronte a una scelta. Siccome anche Arcaludon nan, a noi fa particolarmente comodo. Bleakwind più Bolide, nonostante la Citrus, non so quanto avremmo potuto reggerlo. E così almeno abbiamo anche la Sash. Sono onesto con voi. O butto Tytar e faccio tipo spore a destra. Però se butto Tytar, No, qui si butta Esca e si fa Stella Rior's Power su quel catafalco e ce lo togliamo dai coglioni. E sporo. Sporo? Domanda. Sì, sporo sicuro, ok. Ma voglio dire, killo? O magari me lo tengo per dopo e faccio switch in di Tyranitar. Io posso fare spora a destra, ucciderlo, ma se uccido gli lascio switch in. Magari anche di Urshifu. Brutto. Faccio Protect, ma vi spiego perché. Voglio la Sash integra, perché lui ora fa Bleakwind. Ok. Mi fa un 30% su Ekka, peraltro. Ma al di là di quello mi rompe la testa. Tanto questo, come dire, noi lo reggiamo, ci recuperiamo di Citrus, lo switcheremo dopo, si va di Regenerator, siamo a posto. Così intanto si spora e vado a buttare dentro Tyranitar, così che sono parcheggiato un po' meglio, perché quantomeno lui non ha messo Tailwind, ha fatto Rain Dance Boreale. Io me ne posso andare. In realtà posso anche rimanere, però me ne vado e vado di Forza Equina cattivissima. Forza Equina cattivissima. Sto pensando se non terare lui Stellar per terare poi dopo Tyranitar. Ci potrebbe stare anche quella. Però se non faccio terra Stellar, Arcaludon non muore. Se Arcaludon non muore, giochiamo su Arcaludon che non muore, ma che dorme. Dovrebbe fare one to wake up. Va bene così. Va bene così. Perché mi devo fare probabilmente la terra di questo Tyranitar. Allora, qui Tornadus deve morire, deve dormire per forza. Vedi, con la Terra Stellar lui muore. Però a me va bene se non fa one to wake up.
Bom. E io ora ho la possibilità che si svegli il suo Tornadus, verissimo. Però se non si sveglia, per noi è bingo, raga. Bingo. Sempre se frana. Ci siamo capiti. Allora, Arcaludon lo abbiamo un ferro di cavallato. Paranita, ci hai messo 6 ore. Ci hai messo 6 ore. 6 ore. A me non mi può andare il battito a 150 per Pokémon. Questo è buio. Ma vergognati. Allora, il Tera. Ah giusto, sono loccato. Giusto, c'ho sbenda. Che Tera frana. Sì, si può anche sta. Terafrana ci può anche stare in realtà. Perché diamo quella botta. Sto ragionando dove andare con. Andiamo a dire un è di là. È un 50-51 perché sono due Pokémon che mi fanno male a tutte e due dal suo punto di vista, quindi. Vado di Iron Head nella slot di Lando, così almeno provo con Fran Iron Head a tirarlo giù. Lui, secondo me, dovrebbe andare o di Close Combat su Tyranitar o proteggere Urshifu, mi sembra un po' una cagata. Qui peraltro abbiamo anche un buon rate di flinching che ovviamente non arriva. Lui non ha effetto, ma su di l'altro ci colpisce. Quindi qui non siamo messi un cazzo male, basta che... Esatto, come si è aperto il video... Si chiuderà anche il video, ossia la puta frana faccia la sua puta lavorazione. Allora, prego Tyranitar, grazie. Noi siamo bloccati su frana, che però comunque ora diventa single target. Ma abbiamo una Mongus, ragazzi. Abbiamo una Mongus dalla nostra. Ma guarda te la Sand, ma guarda te Tyranitar, come se la... Come se la reagisce. Allora noi frana, perché non si può far altro. E sporella madafaka. Lui di Wicked non ci deve killa. Tyranitar non ce lo killa mai. Non ce lo killa mai. Mango de Rand. Quindi teoria. Ma la pratica è un'altra cosa. Però teoria Tyranitar comunque le sue stat ce l'ha, eh. Noi si fa disporre e poi casomai dopo ci si fa self sfera bollino. Peraltro se Tera buio prende super efficace pollen puff. Ora questa partita ho voluto anche giocare sui non quanto wake up avversari. Però raga, sono percentuale comunque a mio favore, ci può stare. Perfetto. Perfetto. Reggiamo con tutti e due il Tera Wicked. A meno che Tyranitar lui non l'abbia fatto proprio pulito difensivamente, ma... Esatto. Esatto. Ah, eravamo scippatini di Sand. Che sembra, ma... Perché PS ce li abbiamo al loro posto, però non siamo difensivamente a nostro agio. Va bene, va bene, va bene. Comunque ora c'è due Pollen Puff più la Sand. Oh, se vuole Power Up, perde la lotta, che gli dà le resistenza bug, e quindi... A regà. Che Pokémon Among Us. Che Pokémon Among Us. Finale Trilling. Dove l'assoluto protagonista è Among Us con un crit che non serve a un cazzo, perché Among Us l'avrebbe retto, era Wicked, anche avesse fatto un Wake Up, raga, sereni. Ma va bene così.
abbiamo battuto il 40esimo e il 34esimo. Quindi stasera alle 18, post essere passati su multiplayer dalle 14 alle 15, e c'è poi Radar, peraltro, venite in live, perché il Battle Spot forse si rigioca questo. Non lo so, deciderete anche voi. A love di popolo. Detto questo, signori miei, io vi do un grande abbraccio, un bacione, con tanto anche di leccatina sul collo, perché ve lo meritate, e lasciate mi piace e iscrivetevi. Ciao a tutti.